E buongiorno a tutti, ed eccoci arrivati alla nona puntata di queste merlinate online video pillole extended version. Grazie come sempre a tutti per seguirmi con tanto amore, passione. E, insomma, tante volte sono un po' imbarazzato da tutte le vostre manifestazioni di affetto e di sostegno. Ringrazio anche moltissimo coloro i quali hanno deciso di sostenermi anche economicamente, sia in questa attività che insomma in qualche maniera replica parte del lavoro che io faccio in teatro in versione, diciamo, compressa, versione Bignami, quando faccio le mie conferenze, ma anche acquistando i miei dischi e i miei libri. Quindi grazie davvero. Oggi di che cosa vi voglio parlare? Oggi uno degli argomenti che porto avanti, che anche ho già toccato in altre videopillole e che mi stanno più a cuore, insomma, ha a che fare con quella che è la percezione della musica, cioè, diciamo che, come abbiamo detto in una delle prime proprio pillole, uno dei problemi della musica è quello di essere considerato dalla maggior parte delle persone effettivamente una forma d'arte allo stesso livello delle altre diciamo discipline artistiche, quindi la pittura, fino ad arrivare al cinema, la scultura, la fotografia, insomma il teatro, la danza. Diciamo esistono moltissime manifestazioni per le quali noi abbiamo un'attenzione praticamente esclusiva quando siamo di fronte. Invece con la musica, forse anche a causa del suo ruolo sociale che ha avuto nelle varie epoche, cioè quindi di intrattenimento, della danza, la relazione con la danza, l'accompagnamento, c'è sempre questa cosa dell'accompagnamento musicale, no? Anche, non so, presentazione di libro con accompagnamento musicale, è sempre un accompagnamento, quando invece talvolta mi piacerebbe anche sentire dire, non so, un concerto con accompagnamento narrativo, vocale, accompagnamento pittorico, inaugurazione del disco con pittori che dipingono, cioè capite? Insomma, la musica è diventata per forza una colonna sonora, lo è diventato poi nella vita, dal cinema al teatro, appunto agli spot pubblicitari, e spesso poi, come sentite anche nei programmi televisivi, viene sempre usata tendenzialmente musica di merda per accompagnare, se anche parlano di scienza, per esempio, di cose importanti, molto spesso sotto ci sono questi polpettoni New Age, quei tastieroni, queste robe orribili, invece che parli di una cosa molto importante, magari di scoperte scientifiche importantissime, oppure, non so, anche una pièce teatrale bellissima, e le musiche sono sempre orribili. Non sempre, spesso. Ecco, la musica in realtà, in alcuni momenti, nella sua epoca, è stato. Nelle varie epoche ha avuto i suoi momenti di grande gloria, in cui è stata anche centrale in qualche maniera. E quello che io invoco sempre è che si possa tornare, voi da appassionati, noi da appassionati, tornare ad un ascolto anche totale, per così dire, cioè mettersi nella condizione di dire ora ascolto un disco, come ora guardo un film, ora leggo un libro, ora vado ad una mostra di quadri, ora vado a teatro, mi siedo e guardo, non sto col cellulare, cioè ci sono gli idioti col cellulare anche a teatro, voglio dire, ma al cinema stai e guardi il film, cioè invece con la musica c'è sempre un po' questa cosa che bisogna fare altro, poi con questa rottura di palle del telefonino anche ai concerti ormai è diventato quasi impossibile, la gente invece che star lì a ascoltare il concerto stai col cellulare a fare il video, capito? È un po' come la recita dei bambini, no? Ci sono tutte queste selve di nonne, di mamme, di papà davanti, godetevi il momento, no? Il momento, è un po' come se avessimo la paura di perdere il momento per cui non godiamo più neanche il momento, ma che cazzo, ma come funziona la mente umana? È veramente misterioso. Vabbè, comunque, insomma, di qui potremmo andare in molte, molte strade potremmo prendere per raccontare la musica, come si relaziona con questa percezione alterata della realtà. Anche perché la musica è di per sé l'alterazione della realtà in primis, perché non esiste di fatto, no? Come dicevamo in altre occasioni. Bene, oggi vi vorrei parlare, per esempio, di un personaggio che mi ha sempre molto affascinato. Il suo nome è Scriabin. Scriabin è stato un compositore pazzesco che all'inizio del secolo scorso
ha concepito delle strutture, lui era anche un esoterista, insomma, c'erano un sacco di idee, ma ha concepito alcune cose che sono veramente formidabili. Una di queste è la Sinfonia numero 5, cosiddetta Poema del Fuoco, che è dedicata a Prometeo. Allora, pensate che, dunque, innanzitutto lui aveva un suo sistema armonico molto particolare. Stiamo parlando del 1910, nel senso che lui comincia a scrivere questa partitura intorno al 1910. Tutta la struttura è basata su questo accordo di base. Che meraviglia! Questo che lui definiva accordo mistico. Si tratta di una sovrapposizione di intervalli molto particolare, perché sono degli intervalli di quarta, eccedente, diminuita, giusta, che creano praticamente degli effetti di tensione, distensione su un impianto armonico. Dovete sapere che Scriabin era un sinestesico. Che cos'è la sinestesia? La sinestesia, fino ad alcuni decenni fa, era considerata una forma di malattia mentale. Io sono sinestesico, per esempio, l'ho scoperto diversi anni fa, ed è molto strano quello che accade, cioè tu associ praticamente i suoni, dicono, per farla in breve, i colori. Beh, io vi posso dire, io non ho l'orecchio assoluto, per cui non sento l'altezza dei suoni, per cui non è che il re è sempre verde. Il sole è sempre arancione, per intendersi, perché appunto non avendo questa matematica definizione dell'altezza del suono, però i suoni hanno effettivamente, si mescolano nella mia testa se io chiudo gli occhi con i colori, ma non solo. Questa è una semplificazione un po' per spiegare alle persone magari un po' più semplici, per così dire, come funziona il meccanismo. In realtà è tutto un po' un casino, cioè nel senso che ci sono anche i sapori, gli odori che si mescolano ai colori. E talvolta i ricordi sono associati magari più a un sapore, a un odore che tu hai sentito, a un particolare profumo, eccetera, eccetera, che non magari a un concetto. E tutto si mescola. Questo infatti crea in molti di noi, per esempio, degli effetti anche di dislessia, di difetti della memoria, difetti di associazione. Difficoltà di associazione, per esempio, del segno scritto con ciò che quel segno rappresenta. Per esempio, questo ho scoperto io come mai avevo così tante difficoltà, per esempio, nel leggere le partiture. Ha a che fare con questa cosa qui. Mentre mi è molto più facile scriverle. Ma il momento di decifrare, in quel momento lì scatta un meccanismo per cui, e quindi ho escogitato tutta una serie di alternative per poter fissare alcune idee musicali, eccetera, eccetera, che molto spesso hanno a che fare con i colori. Allora, bene, perché vi dico questa cosa? Perché il Poema del Fuoco di Prometeo, dedicato a Prometeo di Scriabin, è effettivamente l'apoteosi, per così dire, della sinestesia. Perché lui già nel 1910 concepisce quest'opera, basata su questo accordo che vi ho fatto sentire, con principi sinestesici, cioè nel 1911 venne fatta la prima del concerto, ma non si era pronti, ma quello che aveva per fare l'opera, per rappresentare l'opera esattamente come Scriabin l'aveva prevista. Perché nella partitura il primo rigo in alto è definito, voi sapete, nel rigo musicale normalmente sono lo strumento, no? È lo strumento e le note che deve suonare. Bene, nel primo rigo in alto c'è scritto in italiano, peraltro ho usato la definizione italiana, luce. E che cosa c'è? C'è il colore associato alle note fondamentali dell'armonia che accompagna la composizione e in alcuni momenti anche delle note lunghe. Il colore. Questi colori era previsto che fossero proiettati nella sala da concerto attraverso un sistema articolato di proiettori, appunto, di luce con la luce colorata che, ma non solo, nella sua versione completa, il concerto, che a questo punto diventa una performance multimediale, infatti potremmo definire il Prometeo, il Poema del Fuoco, scusate, l'opera 5,
Prometeo, Poema del Fuoco, opera 60, sinfonia numero 5, potremmo definirlo la prima opera multimediale della storia. Straordinario, perché erano previsti anche dei diffusori di profumi che dovevano essere associati alle varie parti dell'opera a seconda dei colori e delle note che si. Allora, vi consiglio di. Nel 1915 fu rappresentata per la prima volta l'opera nella sua forma, diciamo, completa, perlomeno con la parte dei colori. Aveva anche inventato una tastiera particolare in cui tutti i tasti erano colorati. Scriabin, quindi insomma siamo di fronte a un personaggio incredibile, a una musica incredibile che vi consiglio di affrontare. Fra l'altro è modernissima, sembra musica da film degli anni, potrebbe essere un film degli anni 60, ma anche più recente, potrebbe essere un film di fantascienza di adesso. È veramente una cosa straordinaria e vi consiglio per esempio la versione molto bella, la versione di Abbado con Martha Argerich al pianoforte. O Argerich, che si voglia, e che trovo veramente straordinaria. E, fra l'altro, esiste anche una versione: è stato anche ripreso il concerto, da cui poi è stato prodotto il disco per Sony Classical, che è uscito nel 94, se non sbaglio. E quindi credo sia anche su YouTube questa versione. In ogni caso, questo ci dimostra quello perché vi parlo anche così tanto di Scriabin in relazione a quello che dicevamo prima, perché Scriabin dimostra che. In realtà la percezione della realtà è multisensoriale. Io parlo spesso di questa questione multidimensionale della musica, no? Invece molti musicisti un pochino, che tendono un po' a semplificare il messaggio, per così dire, lo vedono bidimensionale, cioè c'è la struttura orizzontale del tempo, la struttura verticale dell'armonia e la melodia che si svolge sopra e poi a seconda colori, timbri, dinamiche vengono definiti attraverso l'arrangiamento o attraverso l'estemporaneità della performance, eccetera. Ma in realtà ci rendiamo conto che, come diceva anche Giacinto Scelsi, talvolta la musica invece si amplia, respira, si muove in dimensioni tridimensionali o multidimensionali perché si incastrano e ciò che ti sembrava piccolo invece è grande, contiene il più piccolo, contiene il più grande e viceversa. Poi si sforma, cioè questa è la dimensione della sinestesia per noi, è una condizione normale, capita a tutti noi che siamo sinestesici di avere questo tipo di percezione per cui le cose non sono così afferrabili. Torno all'esempio del caleidoscopio. Il caleidoscopio è per me una delle metafore più belle per definire che cosa accade nella musica, che cosa accade nella testa di un creativo. È un'idea che è lì, è pronta, tu l'afferri, devi essere pronto a fare lo screenshot dell'immagine, perché se tu vuoi tornare a quell'immagine non ci sarà più, sarà impossibile ricrearla. Bene, io e i miei allievi, per esempio, quando posso, quando ho l'occasione, per spiegare anche come funziona la creatività e come può essere percepita la ricostruzione della realtà, ho una metafora che utilizzo che è quella del cavallo. Cioè io normalmente ai miei allievi dico, ok, potremmo fare un gioco di questo tipo. Se io dicessi disegnami un cavallo, così. Allora, diciamo, io ti posso dire disegnami un cavallo e ti do un disegno di un cavallo. Fatto a matita. E tu, se hai una certa tecnica, se hai un certo occhio, puoi copiare e fare praticamente la copia esatta. E questo è il livello 1 ed è la copia. Nella musica potremmo dire la cover, quello che fanno le tribute band. Livello 2, disegnami un cavallo. Ma io invece che darti un disegno, ti do una foto a colori di questo cavallo. E cazzo, comincia già a essere complicato perché devi sapere come trasformare i colori e tu hai solo una matita, trasformare e dare la sensazione comunque del movimento. Terzo livello, disegnami un cavallo, ma invece che darti una fotografia a colori, ti do un cavallino dei miei figli, un giocattolo, e ti dico copia davvero. E qui comincia a diventare ancora più complicato perché. Il cavallo deve essere in grado di trasformare il cavallo che è in 3 dimensioni in un oggetto a 2 dimensioni. E non è semplice. Disegnami un cavallo, ma io non ti do nessun cavallo. Andiamo a vedere un cavallo che corre dentro un recinto. Complicatissimo. O un video. È ancora più complicato. Il cavallo non sta fermo, quel bastardo. Stai fermo, no? Ti devo disegnare, stai fermo. Niente da fare.
disegnami un cavallo, e non c'è nessun cavallo questa volta. Quindi tu ti devi ricordare di com'è un cavallo. Ma quanti hanno, se non hanno pratica, quanto è lunga la testa di un cavallo rispetto alla zampa? E le ginocchia del cavallo sono tutte girate indietro, oppure due davanti, due dietro? Come cazzo c'è? E la pancia quanto è lunga rispetto alla testa? Le dimensioni, capite? Comincia a diventare sempre più complicato. Anche riprodurre la realtà, se non hai la copia, e allora devi usare la fantasia. Disegnami un cavallo. E qualcuno potrebbe anche disegnarmi una scia blu o verde, e a quel punto dirmi: oh, questa è l'aria mossa dal cavallo che corre. Bene. E io potrei dire sì. Capite? Cioè, la metafora, il simbolismo, la musica rappresenta da sempre una interpretazione della realtà, ma si può anche staccare moltissimo. Non è necessario essere sempre didascalici. Talvolta è necessario metterci la didascalia o la cornice, ma ciò che la creatività non va imbrigliata. Questo è quello che voglio dire. E di questo parleremo, vi racconterò qualcosa della capacità dell'alterazione della percezione della realtà in musicisti pazzeschi, per esempio come Ennio Morricone, che vi racconterò qualcosa su di lui e del perché io lo chiamo il traditore. Benissimo, vi lascio, vi ringrazio tantissimo, se volete sostenermi come detto, se volete ci sono i link legati, e spero di vedervi anche domani in chat con me. Mentre mandiamo la videopillola, e vi saluto con, vediamo, beh, vi potrei salutare proprio con un pezzettino del Prometeo, se Facebook me lo lascia andare, perché come sapete talvolta mi blocca gli audio. Un po' se va. Questo è Poema del Fuoco, Prometeo. Ciao a tutti, ci vediamo presto. Andate a cercarvelo.